Questa intervista è tratta dal numero 24 di Vanity Fair in edicola dal 13 al 20 giugno 2018. Abbiamo perso un calciatore, ma forse avremo un divo di Hollywood. Dico avremo perché Alberto Frezza, 29 anni appena compiuti, uno dei protagonisti della serie Station 19 dove interpreta un poliziotto americano che fa girare la testa alla vigilessa del fuoco Andy, in un classico triangolo amoroso e tormentato in perfetto stile Shonda Rhimes, la serie è lo spin-off di Grey's Anatomy, è italianissimo. Nato a Milano ed in fede juventina, per i primi anni della sua vita non ha pensato ad altro che al pallone. Cresciuto ad Addis Abeba, dove i genitori hanno una società che importa cibo italiano, circondato da amici di tutte le nazionalità, ha studiato alla scuola americana. Per giocare a calcio, da adolescente è tornato a Milano dove, dopo un passaggio nelle giovanili del Milan e dell'Inter, ha lasciato il pallone. Motivo? Un infortunio e anche un improvviso disamore per l'idea, che avevo sempre avuto fino a quel momento, di fare del calcio la mia professione, mi racconta al ristorante, a Milano, mentre aspetta un piatto di spaghetti alle vongole. Un insegnante della scuola americana aveva sempre tentato di coinvolgerlo nei corsi di recitazione, ma Alberto si vergognava e probabilmente non aveva le idee chiare. Ma quando si è trattato di scegliere davvero che cosa fare da grande, anziché iscriversi a economia, come la sorella maggiore, laureata alla Bocconi, ha fatto rotta su New York verso la New York Film Academy. Dei suoi compagni di corso, nessuno ha continuato. Lui, con un perfetto accento americano grazie agli studi, una mentalità cosmopolita grazie alla famiglia d'origine e una tigna che non sospettava di avere, ha preso tutto molto sul serio. In breve era a Los Angeles, un agente l'ha notato mentre, durante una lezione, interpretava la scena tra Michael Corleone e il fratello Fredo nel Padrino Sei il fratello maggiore e io ti voglio bene. Ma non ti azzardare mai più a schierarti contro la famiglia, è chiaro? Mai più, e da lì ha iniziato a lavorare. Italiani, però, per ora non ne ha interpretati praticamente più. Intanto, l'ultima puntata della prima serie di Station 19 andrà in onda il 18 giugno, su Fox Life alle 22, con un doppio episodio finale. Più o meno negli stessi giorni, Alberto sarà di nuovo a Los Angeles dove si inizia a girare la seconda stagione. Nel frattempo, ha dovuto persino dire di no all'offerta di un film perché le date si sarebbero sovrapposte. Dispiaciuto? Un po'. Perché il cinema è dove voglio arrivare e questa si presentava come una buona occasione. Ma il nostro lavoro è così e, del resto, non posso certo lamentarmi del successo di Station 19. Per arrivare a questo risultato, quanti provini ha fatto in questi anni? Ho perso il conto. All'inizio avevo sempre i nervi a fior di pelle, ero un pesce fuor d'acqua, non avevo idea di come funzionasse il sistema. La mentalità dell'attore esordiente è quella di un uomo che ha paura del casting director e quest'ansia si trasmette. Poi finalmente ho capito che un provino è prima di tutto un'occasione per fare per 5 minuti quello che ami. E quindi, ben vengano tutti i provini, anche quelli dopo i quali non ti richiamano più. Mai pensato di abbandonare tutto? Ammetto che ci sono stati momenti di crisi. Il primo anno a Los Angeles è stato difficile, poi mi hanno preso per una puntata della serie Charlie's Angels, che tra l'altro poi è stata chiusa. Altri ruoli, compreso quello, fisso, in un'altra serie dalla vita breve, tace quello, fantastico, di un serial killer in una sola puntata di Criminal Minds.
ma in mezzo c'è stato anche un lungo periodo in cui le cose non giravano e che è stato decisamente peggiore dei primi tempi perché ormai mi ero illuso di avercela fatta. Eppure non ho mai pensato di lasciar perdere. La motivazione non è mai venuta a mancare. A chi o a che cosa si deve la motivazione? Ah, quella bisogna darsela da soli. Studiare, evitare le distrazioni. Com'è andata per Station 19? Un provino, poi un secondo, poi un terzo. Avevo preparato le due scene richieste, sapevo che si trattava dello spin-off di Grey's Anatomy, che era una creatura di Shondaland, gioco di parole con Shondarinus e Land, Terra, NBR, uno dei produttori esecutivi era Paris Barkley che ha fatto una delle mie serie preferite, Sons of Anarchy, ma, a parte le mie scene, non avevo altri indizi. Dopo il terzo provino, non ho avuto notizie per settimane, fino a quando mi hanno convocato per un chemistry read, letteralmente lettura chimica, che serviva per capire se io e la protagonista Jaina Lee Ortiz potevamo funzionare insieme. È andata benissimo, da subito. Ma l'esame definitivo è arrivato al primo table read quando abbiamo letto, tutto il cast. Tutta la prima puntata, seduti intorno a un grande tavolo. Quel giorno è arrivata anche Shonda. La voglia di fare bene, ma anche la pressione, in un momento così, è al massimo. Pensi tutto il tempo, non puoi permetterti di mandare all'aria tutto, per di più avendo per le mani un personaggio così bello come il mio poliziotto Ryan. Perché le piace. Perché è uno che ha avuto una gioventù incasinata, ha combinato qualche disastro e poi ha deciso di fare il poliziotto per riscattarsi. E ha un cuore grande. Quando Station 19 glielo consentirà, con chi vorrebbe lavorare al cinema? Sono un cinefilo, mi piacciono i registi indipendenti, gli autori, posso pensarci e mandarle una mail più tardi? La mail poi arriva e recita, Lynne Ramsey, Alejandro Iñárritu, Catherine Bigelow, ovviamente Scorsese, tra gli italiani Sorrentino e Guadagnino che, tra l'altro, so che ha vissuto da bambino ad Addis Abeba come me. Ho visto Indivisibili di Edoardo De Angelis, un film meraviglioso, ecco mi piacerebbe lavorare anche con lui. Non gioca più a calcio? Sì, spesso, e se non lo faccio mi manca. Ha mai incontrato Alex Del Piero, che vive a Los Angeles? L'ho intravisto una volta. Però spero di conoscerlo perché ho una maglietta a casa, l'ultima che ha usato con la Juve, e vorrei tanto fargliela autografare. Ecco che arrivano i suoi spaghetti alle vongole. Che meraviglia! Così buoni, a Hollywood, non ci sono.